Buonasera, nasce un comitato per la tutela dei residenti di Via Ruini e Via Zini, piccola area residenziale inserita nella zona industriale di Fiorano. A costituire il comitato sono stati gli stessi residenti, che hanno posto come obiettivi il monitoraggio degli inquinanti e del traffico pesante, iniziative di denuncia, eventuali ricorsi legali. Il primo potrebbe essere già in viaggio verso il TAR di Bologna, contro la variazione della destinazione d'uso dell'area dove dovrebbe sorgere il centro polifunzionale islamico. Anche NEC fa gli auguri alla manifestazione sulla Via Emilia per Woodstock. Il cantante sassolese ha postato un video in cui si complimenta con gli organizzatori e si rammarica di non poter essere presente. Il 30 giugno si chiudono le prevendite per le 3 giorni di concerti del prossimo 15, 16 e 17 luglio. Weekend all'insegna di musica, relax e assaggi di nocino alla riserva regionale delle salse di Nirano. Domani alle 16.30 a Carossa, musica da cameretta all'aperto, per bambini e bambine fino a 7 anni. Segue alle 18 musica biologica Sesto Continente e infine dalle 19.30 relax per tutti con il bagno di gong. Domenica invece, dalle 15 a Carossa, si prepara il nocino nuovo e si degusta quello dello scorso anno. Entrambe le manifestazioni saranno annullate in caso di pioggia. Dopo quello per il no, nasce anche a Fiorano il comitato del SID alla riforma costituzionale. I primi coordinatori del comitato all'interno del PD sono Monica Lusetti, Giuseppe Antonio Cau e Tonino Rovatti, con altri cittadini che hanno dato la propria adesione. Passiamo allo sport. Aurora Vacante si è laureata campionessa italiana di karate categoria cadetti. Andrea Azzarello ha conservato invece il titolo regionale. Eccoli ai microfoni di Fiorano Oggi, insieme all'allenatore Luciano Azzarello. Aurora, un titolo nazionale equivale a che cosa? A grandi soddisfazioni, ma comunque bisogna sempre migliorarsi. Magari l'anno prossimo, cambiando categoria, mi impegnerò di più, perché comunque non sarà facile, sarò tra le più piccole, però spero anche l'anno prossimo di portare a termine questi risultati. Intanto hai cominciato ad avere un po' il sentore di quello che vuol dire essere ai vertici nazionali. Che atmosfera si vive? È una bella atmosfera, comunque ti iniziano a conoscere tutti e non dico che hanno paura, però quando magari leggono il tuo nome dicono: ah, quella lì ha vinto l'anno scorso, quindi qualcosa saprà fare, solo quello. È una bella soddisfazione. Adesso si riparte, poi dopo le vacanze, quali sono i tuoi impegni principali? Io il 25 agosto devo fare uno stage con la nazionale, degli allenamenti, poi riparto a settembre e ci saranno allora la Coppa Shotokan, che potrò fare da quest'anno, perché l'anno scorso ero troppo piccola, e il trofeo delle regioni a Formigine, poi ci sarà i campionati regionali che ho fatto anche quest'anno, e poi se passo ai regionali dovrò fare i campionati nazionali. Un piccolo passo ti ha portato alla disputa e alla vittoria nei regionali. Ho vinto in due specialità, kata e kumite, e sono molto orgoglioso di me stesso. Questo orgoglio che hai dentro per il risultato, quindi ti ripaga dai sacrifici, ed è un orgoglio che estendi anche a tutto il resto del gruppo. Sì, grazie anche al mio maestro che mi insegna sempre e mi aiuta nel mio percorso, diventare sempre, a migliorarmi sempre. Diciamo subito qual è il tuo prossimo passo. Il mio prossimo passo spero di vincere anche i nazionali. Sì, in tutte e due le specialità. Ci sono altre soddisfazioni che arrivano in questa società, questo vuol dire che si costruisce bene il futuro. No, quest'anno abbiamo avuto un sacco di soddisfazioni, abbiamo fatto molte gare, la stagione che va da settembre a adesso, abbiamo vinto nel mio caso gli italiani della ICS a Lignano Sabbiadoro, ho vinto l'Air Cup, che è una gara internazionale su a Ponzano Veneto, e altre garettine in zona. Poi c'ho i miei ragazzi, che anche loro quest'anno si sono distinti in diverse gare, fra cui campionati regionali per le qualificazioni nazionali, e uno dei due ragazzi ha anche partecipato ai nazionali e vinto. Quindi direi che si è andati bene, sono rimasto molto soddisfatto. Questo vuol dire che il lavoro alla fine paga?
Il lavoro alla fine con tanta fatica paga. Grazie per essere stato con noi, anche per questa settimana è tutto, arrivederci a venerdì.